Benvenuti su Black and White. Io sono Giorgia e lavoro fili e lastre di metallo da molti anni e in questo canale troverete consigli e tutorial in merito a questo mondo. Oggi andremo a parlare degli attrezzi che ci servono per la saldatura. Io ho fatto un video un po' di tempo fa, forse più di un anno fa, sulla saldatura, una piccola saldatura molto semplice, ma ci tengo a ribadire che questo mondo è veramente, veramente molto ampio. Io ho avuto la grandissima fortuna di poter studiare oreficeria, ovviamente sono agli inizi, ma quel percorso mi ha aiutato molto a capire quello che possiamo fare noi in piccolo, ovviamente molto in piccolo, qua a casa con pochissimi attrezzi. Però ci tengo a ribadire che ogni singola saldatura è diversa, le saldature possono essere fatte in infiniti modi, serve molta pratica e soprattutto servono tante conoscenze. Nonostante io abbia avuto, come dicevo prima, la fortuna di imparare molto del mondo dell'oreficeria, mi manca ancora un'infinità di conoscenze sull'argomento. Però, per quello che invece dobbiamo fare noi qua a casa, visto che dobbiamo appunto fare delle cose molto più semplici e con le attrezzature molto più basilari, possiamo comunque creare dei gioielli semplici e puliti. Con qualche video è impossibile, veramente, credetemi, è impossibile spiegare tutto o comunque abbastanza per poter essere indipendenti nella saldatura. Però in ogni caso, inizio con questo video dove vi spiego tutti i singoli materiali necessari e poi vediamo insieme di capire qualcosina in più su questa fantastica tecnica. Prima di iniziare con la lista, ci tengo a precisare che sotto nell'info box troverai tutti gli oggetti che andrò a descrivere con il link che ti porterà al sito dove potrai acquistarli. Se trovi link Amazon, sappi che sono affiliati, quindi io riceverò una piccola percentuale se andrai a acquistarli direttamente da lì. A te non cambierà assolutamente nulla perché il prezzo è lo stesso e è un modo per supportare questo canale. Il primo oggetto che vado a mostrarti è la torcia. Io utilizzo questa della Proxon. Non ho mai avuto problemi, ce l'ho da ottobre 2017, se non erro. Sì, esattamente. Molto semplicemente io apro questo, inserisco il gas da qui e per quanto riguarda la gestione della fiamma, abbiamo questa leva che regola l'uscita del gas da meno a più forte. Quindi basterà aprirla e accenderla. Attenzione però a questa rotellina. Qui, se notiamo, c'è una rotellina che regola l'ossigeno, infatti se scorriamo apre e chiude l'ossigeno e ovviamente serve per dare più o meno potenza alla fiamma. Se vediamo, adesso ho messo il gas al massimo, l'ossigeno adesso è molto, vado a chiuderlo. La fiamma diventa più debole fino a diventare quasi un accendino. Attenzione a come è posizionata questa rotellina perché se l'ossigeno è troppo poco, voi provate a accendere la torcia, ma non si accende ovviamente. Quindi andate a posizionare bene la rotella e ecco che la fiamma esce. Ve lo dico perché mi è successo diverse volte, pensavo si fosse scaricata o rotta, eccetera, invece poi mi sono ricordata che qua c'è la leva dell'ossigeno. Questo è molto importante, è fondamentale per riuscire a saldare bene, visto che mettendo più o meno ossigeno, ovviamente la fiamma sarà più o meno forte. Infatti, se andiamo a saldare due pezzi che però sono differenti nella forma, quindi per esempio una lastra e un filo, se non stiamo attenti il filo prenderà subito il calore e quindi andrà a fondersi, mentre la lastra rimarrà bella fredda e quindi la saldatura non scorrerà dove vogliamo, ma anzi abbiamo rovinato tutto. Succede anche questo, ma vabbè. Altra cosa importante è questo blocco. Questo ci permette di bloccare la fiamma. Se per esempio vogliamo una fiamma costante, basta mettere questo per esempio al centro
accendere la fiamma e bloccare. In questo modo non posso diminuire l'uscita del gas, questo rimane bloccato, mentre posso comunque aumentarla. Io non lo uso spesso per bloccare la fiamma, anzi non l'ho utilizzato mai, perché mi serve regolare la fiamma in base a quello che sto saldando. Però quando vado a mettere a posto la torcia la blocco sempre, anche se nessuno va ad accenderla per sbaglio, comunque è una sicurezza in più. Passiamo al secondo oggetto molto importante, la saldatura. La saldatura è quella lega che ci permette appunto di legare due pezzi insieme. La saldatura può essere di diverse forme, la trovate sicuramente sia in lastre che in bacchette. Io vi sconsiglio le bacchette perché io le ho acquistate tanto tempo fa. Però dal momento che la saldatura deve essere tagliata in piccoli paglioncini sottili, perché deve essere la quantità giusta, né troppa né troppo poca ovviamente, per far sì che i due elementi vadano a legarsi insieme. Quindi, cosa che con la bacchetta non riesco a fare, perché probabilmente andrebbe troppa saldatura sull'oggetto e quindi poi togliere la saldatura è un problema, perché bisogna limare, smerigliare e stare lì un bel po'. Quindi io comunque ti ho appena detto che le ho, infatti la soluzione che ho trovato è di martellarle bene bene, così che diventano una striscia sottilissima, e poi le taglio in pezzettini con le tronchesine. Meglio ancora la lastra, perché la lastra con le cesoie si taglia benissimo in piccoli pezzettini come vogliamo. Un'altra cosa importante sulla saldatura è che esiste tenera, media e forte in base alla temperatura di fusione, quindi generalmente per la bigiotteria si utilizza, va benissimo quella tenera. Non mi dilungo su questo argomento, altrimenti viene un video di 10 ore, quindi passiamo al prossimo oggetto che ci serve. Il disossidante. Solitamente si utilizza la borace. Io ho sia la borace liquida, quindi semplicemente con il pennellino prendo e stendo dove voglio che vada la saldatura, e ho acquistato anche il cono di borace con la base per la boracera in marmo. La boracera l'ho utilizzata tantissimo durante il corso di oreficeria, infatti il mio maestro dice sempre che è meglio utilizzarlo, visto che si può diluire la borace come vogliamo, quindi dandogli più acqua se la vogliamo più liquida, o meno acqua per farla più compatta. Ecco, altra cosa insieme alla boracera o comunque alla borace liquida, il pennellino è essenziale, perché va a prelevare il disossidante e va a stenderlo sul pezzo dove vogliamo che vada la saldatura. Anche questa è una cosa molto importante da sapere. Ovviamente il disossidante serve appunto per far scorrere la saldatura, quindi deve essere messo esattamente nel punto dove vogliamo che i due pezzi si uniscano, e deve essere messa molto bene e attentamente. Altro materiale utilissimo è il mattone refrattario. Io utilizzo quello che vedi nel video, l'ho veramente distrutto, ma in realtà è semplice distruggerlo, diciamo che dopo due o tre saldature già è in queste condizioni, si rompe molto facilmente, però è indispensabile per saldare, si mettono i pezzi là sopra e con la fiamma si scalda tutto senza problemi. Altra cosa molto importante che serve per saldare sono le pinze, quelle che ti mostro qui. Queste ci permettono di tenere il pezzo fermo e fare una saldatura in aria, oppure appoggiare un pezzo sul mattone e un altro tenerlo sempre con loro. Ah, una cosa che non ho detto sulle pinze, che ci sono sia con i becchini curvi che dritte. Quale scegliere? Dipende, nel senso, se dovete comprare soltanto una pinza giusto per fare qualche prova a casa, comprate quelle con i becchini curvi, perché sicuramente la trovate più comoda ed è più versatile. Mentre l'altra potete acquistarla in un secondo momento. È molto utile averne due, perché appunto per poi fare le composizioni varie per saldare i pezzi possono essere utili. Come già ti ho detto all'inizio, ma ci tengo veramente a ribadirlo, la saldatura è un argomento molto 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 ampio, e io sono stata fortunata e sono riuscita tramite il corso di oreficeria a capire
un pochino come funziona e ci tengo a ribadire che le saldature possono essere fatte in tantissimi modi, dipende sempre da quello che dobbiamo saldare. Io spero di averti chiarito alcuni aspetti sugli attrezzi necessari per iniziare a saldare in casa. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella per ricevere notifiche quando usciranno nuovi video. Seguimi su Instagram per conoscermi meglio e noi ci vediamo al prossimo video. Sotto nell'info box troverai tutti i link. Muoio. No, non oggi. Bene.